Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Siamo oggi con Giuseppe. Quanti anni, Giuseppe? 56 compiuti. Mazza, 56, complimenti, sempre più 56. Giovane. 56 anni. Nel 17, quindi 4 anni fa, ha fatto un intervento di prostatectomia radicale. Da quel momento, come la stragrande maggioranza dei pazienti, non voglio dire tutti, ma la stragrande maggioranza, aveva problemi di deficit erettile. Questo stava inficiando anche non solo mentalmente la sua psiche, ma anche i rapporti interpersonali a casa, con la moglie, nel lavoro, eccetera, eccetera, tutto quello che sappiamo benissimo. Abbiamo effettuato 3 mesi fa un impianto di protesi al pene. Giuseppe ci racconta brevemente l'excursus, come è arrivato a noi e come sta adesso. Vai Giuseppe. Allora, io sono arrivato al dottor Antonini tramite, mi ripeto, i video che ho visto su internet e mi sono convinto di mettere una protesi. E l'ho contattato, ha organizzato tutto il dottor Antonini, meno male perché io non ne sarei stato capace, e ad Agrigento mi ha impiantato questa protesi. Devo dire felicissimo, io non vedevo l'ora di farlo per tornare alla normalità. Una cosa che voglio dire, che mi sento di dire, è che ho trovato tanta serenità finalmente. Poi c'è il lato anche sessuale, che non è da poco, è quello che serve di più. Però ho trovato veramente, sono più sereno, sono più tranquillo, e questo volevo dirlo, non l'ho detto prima ma lo volevo dire. E così sono arrivato a questo intervento qui. Dura pochissimo, penso che sia durato mezz'oretta, penso, adesso non mi ricordo, sì. Ma è veramente poco, e poi niente, poi 6 o 5 giorni di convalescenza, diciamo, e poi è finito tutto. Bisogna aspettare circa 30 giorni per avere i primi rapporti, e man mano che si va avanti è sempre meglio. Questo lo devo dire. Com'è la qualità dei tuoi rapporti adesso? L'orgasmo, ovviamente non l'eiaculazione. No, l'eiaculazione io non ce l'ho più perché avendo tolto un tumore mi hanno tolto tutto. Forse addirittura meglio di prima. Resisto di più, paradossalmente, resisto di più e meglio di prima. Poi devo farla la battuta, ma ne puoi fare quante ne vuoi, me lo consento. È venuto prima un paziente, ha detto che è stato con una amica 4 ore, lei non capiva come faceva. Questo no, è 77 anni. Devo dire, sarà da cattivi, ma quanto vuoi, è bello quello. Una cosa ancora più positiva è quella che... Senti, prima di arrivare alla protesi, avevi parlato già con altri specialisti, che ti avevano detto? Sì, ho parlato con altri specialisti, la commissione è stata quasi zero perché non sono stato rassicurato. Sì, mi avevano proposto che c'era la protesi, non mi è stato spiegato più di tanto come avveniva, come avrebbe poi funzionato. Poi c'erano tanti se, tanti ma, guardi che così, guardi che colà, a volte può funzionare, non lo so, avevo mollato questa idea qui. Però ripeto, io sono voluto andare oltre, ho visto questi filmati su YouTube di Antonini, l'ho visti, ripeto, non smetterò mai di dirlo, parecchi, veramente tanti, ho visto la soddisfazione nei volti delle persone e mi sono detto che la volevo anch'io, quella soddisfazione là. E ce l'hai? Sì. Bene, questo è importante, sono solo 3 mesi, vedrai che andando avanti sarà sempre meglio, perché poi, ma è normale. Considera che dopo 4 anni da un intervento, la fibrosi del pene, e io mi ricordo che tecnicamente durante l'intervento ho trovato delle aderenze, è quella poi che retrae il pene e dà la sintomatologia fastidiosa. Tu immagina uno che non fa attività sportiva per 10 anni e poi inizia a fare attività sportiva, c'ha un dolore muscolare. Il pene un po' si comporta un po' in questo modo, però vedrai che andando avanti sarà sempre meglio. Tua moglie è contenta di questo? Sì, contenta, anche perché mi vede sereno, tranquillo, finalmente, non sono più nervoso, agitato come una volta. Bene. Sì, è tanto. Dai un consiglio a un uomo della tua età che ha tolto la prostata per un tumore, che ha affrontato già un percorso di sofferenza per una malattia oncologica e che poi si ritrova con un deficit erettile. Il consiglio che do io, ripeto, se si trovano nelle mie condizioni, se non peggio addirittura, e peggio di così penso non si possa andare, di prendere in considerazione l'idea di una protesi, quello sì, perché secondo me è risolutivo. Sì. Risolve tutto
tutti i problemi risolva. Secondo me si ritorna alla normalità, tolta la malattia che quella là ti rimarrà in testa perché l'avevi, ma per il resto ritorni alla normalità. Ritorni. Penso che sia la cosa più importante. Dico sempre che oltre a riprendere in mano l'attività sessuale, che per noi maschi è fondamentale, ti guarisce proprio il cervello. Sì, quello lì sì. Di dispositivo. Sì, penso che sia la prima cosa che guarisce proprio il cervello, certo. Secondo me, perché io lì ho tolto dei pensieri negativi in più dalla mia testa che adesso non ho più, finalmente. Bene. Quindi ho risolto più di un problema, molti di più. Bene, perfetto, ok. Invitiamo tutti quanti a mandare le vostre domande e scrivere sulla mail, come ha fatto Giuseppe a suo tempo, all'indirizzo in sovraimpressione. Ringraziamo ancora Giuseppe, ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis.